Io però mi alzo in minuti, secondo più secondo meno, anche perché ovviamente rispetto alla professoressa ho molti molti meno argomenti nel mio arco, quindi state tranquilli, anche come numero di appunti 10 parole contro 6 pagine credo che possiamo stare tranquilli. Allora, intanto mi unisco ai ringraziamenti nei confronti di Anna Benedetti che mi ha invitato qui, come tante altre volte, io purtroppo poche sono quelle in cui posso rispondere positivamente, non per colpa mia ma per motivi di lavoro, ma sono sempre molto piacevole partecipare a questi incontri, anche se, come dico sempre ad Anna, mi poni sempre a un tavolo di fronte a professori, intellettuali, grandi scienziati, insomma è in modo anche del tutto ingiustificato. Motivo per cui io credo che il mio ruolo da scrivacchino alla provincia dell'impero sia di fronte a tanti professori sia quello di tenere il più possibile i piedi per terra e cercare di portare un po' di sana ignoranza in un convivio di tanta scienza. E ovviamente ringraziare il professor Boncinelli che è uno dei miei eroi nella divulgazione filosofica e scientifica insieme al professor Gerello che facciamo i nostri auguri. Diciamo che mi piace pensare che da amante del cinema mi piace pensare che se la divulgazione scientifica potesse essere paragonata all'arte cinematografica, per linguaggio, per ironia, per intuitività, per approccio, Edoardo Boncinelli potrebbe essere il nostro Woody Allen, non quello di ora che è un po' scaduto, diciamo, ma quello degli anni 70 con tutto mezzo. Ora, in tutto questo, una breve considerazione, diciamo, preliminare da cui scaturisce una domanda, che poi non ho quello di fare domande. Considerazione che parte dalla premessa che lo stesso Boncinelli scrive a questo libro, ovvero alla nascita della scienza, lui fa un piccolo excursus storico molto veloce. Parte dal fatto che la scienza nasce, possiamo dire, appunto nel 600, abbiamo parlato di Galileo, e lui giustamente sottolinea come sia nata inizialmente quasi come una speculazione filosofica, quasi come un gioco tra intellettuali, no? Che poi si sviluppa nel 700, si comincia a sporcarsi le mani nell'800, pensiamo a Darwin, sporcarsi le mani dicendo avere a che fare con la realtà pratica, con la realtà, con la Terra, fino a esplodere nel corso del XX secolo, che lui giustamente definisce il secolo della scienza, il secolo della tecnica, cioè appunto dove la scienza da speculazione intellettuale ha sempre di più e sempre meglio a che fare con la nostra realtà quotidiana, fino a livelli infinitesimali, fino al televisore, alla lavastoviglie, insomma stiamo proprio parlando di appunto terra-terra. E questo poteva sembrare un punto di arrivo, o meglio, un punto talmente estremo di commistione della scienza, questa parola così alta, così evocativa, nelle nostre vite di tutti i giorni, che poteva essere quasi impensabile un passo ulteriore. E forse questo passo ulteriore invece è stato fatto. Ed è questo l'aggancio, diciamo, con Logi che mi è venuto in mente proprio passeggiando qui per arrivare qui in biblioteca. Ovvero, se nel corso del XX secolo si è estremizzato questo fenomeno, all'inizio del nuovo millennio si è creato un fenomeno nuovo derivato da questo, scusate la banalità del ragionamento, ovvero del fatto che il ragionamento scientifico, o meglio l'argomento scientifico, il tema della scienza, i suoi temi, siano entrati addirittura nel linguaggio da bar, nel linguaggio dei talk show televisivi. È tema di questi giorni. Nei bar si parla di vaccini, di meningite, tutti hanno un'opinione sul vaccino, anche e soprattutto chi dovrebbe averla. Giornalisti compresi, anzi forse giornalisti in testa. Nei talk show televisivi è tutto un parlare di fecondazione assistita, di maternità surrogata, di temi che fino a pochissimi anni fa sarebbero stati appannaggio, giustamente, del sapere scientifico, del sapere tecnico, degli specialisti. Ora non c'è bisogno di scomodare Galileo per portare a tutto questo ragionamento, ma io credo che se un libro di questo tipo ha, cioè uno di tanti, mettiamo così, uno di tanti motivi per cui questo libro oggi è così importante e così ben accetto, è proprio perché questa deriva porta a una necessità di un ritorno all'ordine, di un ritorno alla chiarezza, no? Anche nella divulgazione, perché poi questo è un libro di divulgazione, come ha detto giustamente la professoressa, è per tutti, parla il linguaggio comune, parla il linguaggio che chiunque può capire. E
forse ha l'origine, non so se consapevole o inconsapevole, questo ce lo dirà anche il professor Boncelli, di quello che possono essere le motivazioni psicologiche ed emotive che possono portare il professore a parlare di questo in questo modo, c'è anche la consapevolezza di questa deriva che abbiamo avuto di fronte, cioè il divulgatore che si deve confrontare con il volgo, scusate il gioco di parole, che ha preso quasi in mano, quasi in possesso, quasi scippando i temi a chi ne ha sempre avuto giustamente il monopolio e il diritto. Quindi io direi di cominciare con una domanda, cioè il rapporto tra il divulgatore e il volgo in questo nuovo contesto, partendo da questo libro.